Ecco, quello che vediamo è un fiume di gente fatto di uomini, donne e bambini che a Sepino, in silenzio, con attenzione e commozione, hanno seguito per le strade del paese la rievocazione dei martiri di Santa Cristina, patrona del paese, rievocazione giunta alla sua sesta edizione. Ciao amici di Molise Web TV, ecco, questa è la piazza di Sepino, come si presentava l'altra sera, gremita, pulsante, piena di gente, tanta, da riempire tutta la piazza, gente che ha assistito alla messa in scena dei martiri della santa patrona del paese, Santa Cristina, delle cui spoglie mortali l'unica reliquia autentica riguardante lo scheletro della santa è l'osso del suo avambraccio che è conservato qui a Sepino. Rappresentazione toccante, viva, messa in scena per le strade del paese, così come succedeva nell'antichità, spiega alle persone la vita della santa con quadri viventi, rievocando quelli che furono i martiri della santa. Il tribunale voce del diavolo! Io non temo le parole delle sue sentenze. Io sono la serva di Cristo e nessun tormento potrà fiaccare la mia volontà e allontanarmi dalla verità. Oh mia signora e regina, tu sei destinata ad avere potere su queste terre. Perché ti ostini a non rinnegare quel Dio che noi non conosciamo? Sicuramente Dio unirà anche noi, due ancelle, e ci farà patire i tuoi stessi tormenti. Torna in te, ama le nostre divinità. Tu sei sedotta dai diavoli, che sono i tuoi idoli. Avvicinati al Signore Celeste, Figlio Gesù, e liberati dalle catene del maligno. Oh Signore, alle tue mani affida la sua vita. Sì, per lei, la rupe che accoglie, la cinta che ripara. Cristina, esulti di gioia per la tua grazia, oh Signore. Recitazione sentita da parte di tutti i protagonisti, sentita e viva, che non poteva non coinvolgere allora tutti i presenti che hanno seguito il percorso nelle varie scene e la rievocazione dei martiri subiti dalla santa nelle varie location del paese. Martiri, peraltro, ben rappresentati anche all'interno della chiesa a lei dedicata, con scene a grandezza quasi naturale. Le scene hanno rappresentato i momenti salienti della vita della santa e i martiri subiti dalla giovanetta per aver abbracciato la vita cristiana. Recitazione dei personaggi che è stata caratterizzata, come dicevo, da applausi ed emozione pura. Impegno profuso da tutti i figuranti per mettere in campo uno spettacolo valido, ma soprattutto sentito, ha dato i suoi frutti e c'è quindi di andarne orgogliosi.
Certo, ci sono ancora tante limature, diciamo così, da fare, ma avendo assistito alle passate edizioni, posso assicurare che di passi in avanti ne sono stati fatti, e molti. E seppur c'è sempre il margine di miglioramento possibile sotto vari aspetti, sia logistici che dello spettacolo stesso, posso affermare una cosa di sicuro, e cioè è emersa, ho visto aleggiare nell'aria l'amore per la Santa, che c'è, è qui, tangibile, a Sepino, è qualcosa di particolare, unico, e il legame che lega la Santa al paese è tangibile, la devozione è vera, ed è proprio da questo legame, dal senso mistico e profondo che lega la Santa al paese, che è nato il bisogno di renderle omaggio rievocando i suoi martiri. I martiri di Santa Cristina allora si avviano a diventare patrimonio di tutto un paese e hanno iniziato quel percorso particolare che porta piano piano, con amore e passione, a far sì che manifestazioni date dal nulla, diciamo così, ma coltivate nell'amore e nella devozione, col tempo diventano tradizioni, diventano l'animo di una comunità, di un popolo che in essa si riconosce e di essa si alimenta, trovandovi quel legame, quel legante che rendono le comunità forti, valide. Sperando allora di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.